ciao amici, bentornati sul canale. Ci stiamo preparando per partire per un altro weekend. Allora, ci tengo a fare una piccolissima premessa subito, visto che sono motore acceso adesso. Infatti adesso lascerò il motore acceso e farò un'altra cosa che adesso vi dirò. Ma quando vedete che abbiamo il motore acceso, in tantissimi ci avete scritto: eh certo, raccogliete le cartacce e poi lasciate il camper acceso che inquina. Quando lasciamo l'icon acceso ci sono dei validi motivi che possono essere: in primis, appena acceso al mattino quando è freddo o qualsiasi orario sia, se il motore è freddo lo accendiamo e lo lasciamo girare un po' prima di partire per far sì che l'olio vada in tutte le parti del motore e soprattutto che si surriscaldi un po' anche il turbo, se no poi quando andiamo a dare gas che di colpo si riscalda il turbo non va per niente bene. Al contrario invece, dopo un lungo percorso, specialmente una lunga salita come capita a noi, perché quasi sempre andiamo in montagna, quindi sali poi una certa sei arrivato, quando sei in cima che hai il motore caldissimo, il turbo bollente e tutto quanto, è dannosissimo per il turbo appunto spegnere il motore, perché non ha modo di raffreddarsi lentamente. Invece se lo si lascia acceso l'acqua continua a girare nel radiatore, di conseguenza raffredda un po' tutto. Poi ne abbiamo anche l'intercooler, quindi se il motore non è sotto sforzo e il turbo aspira aria, di conseguenza si raffredda. Quindi quando ci vedete col motore acceso è proprio per una questione di salute del motore. È vero che inquineremo un pochettino, però diciamo che è inevitabile. Questo qui potrebbe essere l'ultimo weekend prima di un nuovo lockdown, quindi dovevamo fare dei lavori sull'icone, infatti volevamo portarlo davanti a casa o comunque nel capannone per fare i lavori, però ci siamo detti potrebbe essere l'ultima volta che possiamo uscire poi per chissà quanti mesi, quindi faremo una bella uscita, andiamo a esplorare un nuovo posto in montagna che vi diremo dopo. Ho comprato una pala l'altro giorno, perché in pratica quella che abbiamo in camper diciamo che è una pala da neve, e noi spesso lo usiamo anche per scavarne la terra, e poi in realtà una volta a Prali con Yari ci sono passato sopra col camper e l'ho rotta. Quindi era necessaria una pala nuova. Stavolta abbiamo esagerato, abbiamo comprato proprio una pala da orto, di quelle economiche, ignoranti e indistruttibili. Solo che me l'ha andata con da una parte il palo e dall'altra la pala. Io li ho infilati leggermente, messo una vite, però evidentemente così non va, perché dopo due o tre spalate diciamo che è iniziato a ballare. Quindi ora sistemiamo la pala, poi carichiamo l'acqua, carichiamo tutto e andiamo a fare gasolio. Allora, eccoci qui. In pratica la pala è questa, come vedete è già bella infangata, però balla tantissimo. Cioè prima era piantata bene, però fuori a scavare si è dentata, penso. Ok, sicuramente il problema era che non l'avevo piantata con questa ignoranza. Adesso è già super solida. Adesso ci mettiamo, non so se una vite o un chiodo, perché forse la vite spacca il legno, ma no, non ci rimetto la vite. Veramente male, volete vedere che tramonto? Ciao, ciao, ne proprio. Vieni trebbia. Giusto comprare due cose da mangiare, anche se in realtà in camper siamo pienissimi di cibo. E poi vado a prendere sera, anche perché sono già le 6:30, quindi ho un'oretta per passare al Conad e dal macellaio. Abbiamo bisogno del vostro aiuto, perché in pratica ci piacerebbe tantissimo sapere cosa vi piacerebbe vedere nei nostri video, perché noi abbiamo mille idee su posti dove andare, dettagli del camper da farvi vedere, che possono essere, non lo so, la pompa dell'acqua o come è la disposizione, come si fa a dormire in 6, come si fa a dormire in 7 e tutte queste cose qui, o appunto anche borgate o bei posti nel Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta che vi piacerebbe vedere o che vi raccontassimo.
perché magari non avete modo di andarci, siete curiosi. Quindi nei commenti fateci sapere appunto, diciamo, il tema del video che ideale che vi piacerebbe vedere, e noi ne sorteggeremo uno. In realtà non è che ne sorteggiamo uno, ce li leggeremo tutti molto attentamente, vediamo quale ci piace di più come tema e lo andremo a realizzare. Quindi voi commentate qui sotto. Prima vi ho detto che andavamo a esplorare un posto nuovo dove non eravamo mai stati. Ora vi dico anche il nome. Stretta sta via. Siamo in centro. Ecco, il camper in centro non è il massimo. Stiamo andando a Rucas, che in realtà non penso si chiami così, ma si chiami Rucas. E-I-O-U. Detto questo, dovrebbe essere un bel posto, più che altro perché è panoramico sulla pianura padana. Quindi, a differenza di altri posti che siamo immersi in mezzo alle montagne, in questo caso dovremmo avere una vista aperta. Non è troppo alto, sinceramente non ho neanche guardato che altitudine è. Sicuramente, sì, sicuramente sopra i 1000. Sembra di dire: io sono positivo perché sono vivo, perché sono vivo. Io sono... ma mettiamola! Mettiamola! Mi hai fatto qui, copyright! Bright. Copyright! No, ma adesso spegniamo comore, mettiamo le basine. Siamo arrivati in cima, la vista è veramente super. Adesso provo a farvelo vedere un pochino, ma dopo facciamo un hyperlapse e si vedrà bene.